Benvenuti a tutti, bentrovati alla prima puntata di Officina Mediterranea, ossia le evoluzioni di Sud Alta Scuola, un'evoluzione perché non si parla soltanto di poesia, di letteratura, ma anche di arte, di musica e quindi ci siamo evoluti anche come programma, ci saranno anche delle novità. Quest'oggi abbiamo con noi Cristina Tundo, che sarà la prima presentatrice di questa nuova serie. E ci presenterà l'autrice tra poco. Intanto vi ricordo, saluto tutti i membri del nostro staff che non ci sono potuti essere qua per forza di cose, che sono a parte me, Cristina e Assunta, ci sono anche Francesco Sgambellori, Gianluca Liardo, Giusy Gaetani Eliseo, Laura Sposato, Lea Imparato, Maria Grazia Di Lillo e Rita Colonolo. Detto questo, Assunta rimarrà insieme a Cristina perché poi farà parte. Presenterà la nuova rubrica che vi dirà subito Cristina. A te la linea, Cristina. Buonasera, buonasera a tutti. È veramente un onore e un piacere insieme inaugurare la trasmissione Officina Mediterranea, e come ha detto Donato, che è un luogo in cui si parla di poesia, di musica, di storia, di scuola, di cultura, comunque sempre in senso generale. A me quindi l'onore di dare inizio ai vari incontri dedicando la serata esclusivamente alla poesia. Al termine dell'intervista alla poetessa di questa sera ci sarà una rubrica dal titolo Pillole di Storia, a cura di Assunta Pavone. Passo ora alla presentazione di Maria Rita Bozzetti. Questa poetessa nasce a Roma, si laurea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore in medicina e chirurgia, svolge la funzione di primario ospedaliero di patologia clinica per oltre 20 anni. Vive nel Salento Leccese a Galatina, interessandosi ora, quasi a tempo pieno, di scrittura e promozione letteraria. Il suo primo libro di poesia risale al 1992. Ne sono seguiti tanti altri con significativi riconoscimenti. Ora, fatta questa premessa, ci risentiamo dopo la sigla. A me ora il compito di dare inizio alla trasmissione. Con Maria Rita ci conosciamo da tanto tempo, devo dire, e so che vuoi iniziare con la lettura di una poesia con la quale hai partecipato e vinto ad un concorso. Il titolo è Isolata pelle. Prego. Intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ho voluto iniziare con questa poesia perché le ultime poesie che si scrivono sono sempre quelle che parlano del nostro stato attuale. Questa poesia è Isolata pelle, ma l'altro titolo è Pianto di vittima. Chiusa in cattedrale di silenzio, isolata è la mia pelle, densa cortina alla brezza, alla carezza, al sogno. È una pelle a strati, blocchi, insonorizzati a richiami, pietra impermeabile a cambiamenti e a lavacri.
è pelle inerte, atona, risposta morfa al contatto, quasi morta. Pelle di anni di ferite, costrette prigioni, armature di ferro indossate per difesa e poi rimaste l'offesa di cicatrici desensibilizzanti. Vorrei bruciare d'energia nell'incontro con l'altro e restare una ferita aperta a polvere, pioggia e sole. Una contiguità con l'altro che intorno vive per ritrovare empatia con il respiro materico delle cose. E ritornare dietro il giro rovesciato di un'idea, satura del punto fisso che sostiene l'incanto di un triangolo di pace, e con aperti pensieri transitare lungo comuni corridoi popolati di vita. Questa poesia poi ha fatto parte del libro con traduzione rumena Genoma del cuore. Tu cosa volevi dire con questa poesia? Scusami, perché l'hai accennato all'inizio. Beh sì, questo libro è una raccolta di poesie scritte per le donne che hanno subito violenza, che sono morte, femminicidi. Però poi mi sembrava, anche per la mia stessa anima, troppo pesante lasciarlo così. E in un momento di speranza poi ho aggiunto alcune poesie su quello che può essere un piacere nuovo nell'incontro epidermico con nuove ombre, nuovi colori, nuovi progetti. Bene. Infatti il libro è misto. Appunto. Allora, ora rientriamo nell'intervista vera e propria. Magari ci sarà modo, spero anche il tempo, di leggere qualche altra poesia. E ti faccio già, incomincio con la prima domanda. Esiste una contraddizione tra il lavoro del medico e la poesia? Tra lo studio scientifico e la poesia? Io questa contraddizione non l'ho mai sentita. Ho amato sempre le materie scientifiche, forse perché a casa mia prevalevano le materie scientifiche. E l'amore della poesia è nato così, improvviso, non codificato. Quando da bambina, a 6 anni, la maestra ci fece leggere quella bellissima poesia del Pascoli, no? Tornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra i rovi, aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. Ora e là mi è rimasto sempre questo pigolare più lento degli uccellini che saranno destinati alla morte. È stata una poesia che ancora ricordo, la classe, io che la leggevo, la rileggevo e che mi è rimasta sempre dentro. Poi da ragazza mi sono interessata alla lettura di poesie, mi facevo regalare sempre il libro di poesie. E in questo mondo così poetico è nata poi la passione per la medicina, questo bisogno di aiutare l'altro in maniera scientifica. Quando lavoravo al microscopio, perché io sono stata in un laboratorio di patologia clinica, quindi allora quando le formule degli emocromi non venivano fatte come vengono fatte adesso, con strumenti automatici, allora si leggevano e a volte stavi 2, 3, 4 ore al microscopio. E quando finivo la seduta, spesso buttavo giù una poesia. Quindi due mondi paralleli. Ognuno ha sviluppato il proprio essere senza scontrarsi mai, anzi forse incontrarsi. Con un po' di sacrificio però. Ah, certo. Certo. Certo, bisogna sempre rinunciare a qualche cosa. Sì. Certamente allora mi limitavo soltanto a scrivere qualche poesia così, la mattina presto,
pensavo molto presto, alle 5:30, alle 6 per scriverla, perché poi tutto il giorno, i bambini, il lavoro, non era possibile. Ora vuoi leggere un'altra poesia? Sì, voglio leggere questa poesia che è tratta dal libro Nell'ozio dell'erbaccio, che ho avuto la prefazione di Aldo Forbice, che è stato il mio primo aggancio con la poesia religiosa, perché è un libro che commenta il Vangelo di San Matteo. Ma questa poesia mi piace molto perché è una poesia della mia umanità, della mia fragilità umana, di me stessa, come donna e come essere umano. Quindi per questo mi piace molto. Titolo. In fondo lavorare e scrivere poesia è una cosa umana che ci coglie così. Allora, il mio pane che sia per tutti. Padre mio, della mia carne, delle mie ambizioni, passioni, delle mie voglie, della mia stanchezza. Padre, della mia giovinezza e della mia vecchiaia, dei miei diritti al gioco, del sereno e tranquillo vociare in un cortile familiare. Padre, del mio essere omicida, ladro, della mia violenza che uccide i miei figli, della mia prepotenza che non rispetta diritti. Padre, della mia debolezza che non sa accogliersi in una folla e davanti a un forte piange, si annulla, non cerca conforto e non sa il motivo di ciò. Padre, tu che mi sei padre e non disdegni il tuo ruolo, ascoltami. Nel chiedere la tua volontà cerco anche la mia. Il mio pane che sia per tutti. I miei debiti rimessi perché sia perdonato l'averli causati. Le mie tentazioni perché esse danno spessore alla mia umanità. Il mio male perché tu me ne liberi. Aiutami, Padre, nella mia vita scombinata che segue linee difficili, sinerpica per anfratti spinosi in salita, dove la vetta è sempre nascosta e il tragitto così lungo da non assaporare mai la fine. Padre, voglio abbracciarti, un pezzo di cielo dove tu sei e che mi appartiene come figlia, che tu non puoi dimenticare. Bene, bella, è stata sempre bella questa poesia, che noi abbiamo chiamato il Padre Nostro, poi no? Ecco, più o meno così. Perché il commento al Padre Nostro, che è nel Vangelo, preghiera di... si recita comunemente chi ha la fede cristiana, insomma, ecco. Sì, certamente, certo. Ascoltami, è inutile chiederti che questa è una passione, quella della poesia, vero? Grande, grande passione. Non si può sfuggire. Lei, ognuno di noi magari nell'infanzia, nell'adolescenza ha scritto delle poesie, però... mio è stato tutto un percorso particolare. Io quando ero ragazza non sapevo scrivere i temi. Quindi sono andata sempre a ripetizione di italiano, facevo dei riassunti interminabili, ho odiato queste cose. Poi ci fu una professoressa, però leggevo molta poesia, ecco questo sì, me li facevo regalare i libri. Poi ci fu una professoressa, ancora la ricordo, professoressa Mariana, la quale spiegò una poesia di Ungaretti. Ecco, e allora così bene, esatto. E io presi il mio primo 7:30 in italiano e da allora capì che il mondo della poesia era il mio mondo. Vabbè, allora adesso leggo io una poesia che si intitola Vento di terra ed è il libro è Sul retro di cuori. Vento di terra,
caldo di polline e polvere, secco di orme che striscia sui sassi, sulle zolle, sul mare, e raccoglie delle voci quello che cade, dei pensieri quello che non può volare, dei sorrisi il tratto spento non percepito delle lacrime, quelle non raccolte, dei desideri quanto non raggiunge il domani e diventa muto. Vento, che non pieghi cime, non fai tremare stipiti di casa, né fischi come un esuberante cavaliere sul suo cavallo di sogni. Vento di terra, a volte solo fango rinsecchito dei propri disegni, impasto non fertile di gioia, peso di ciottoli, di silenzi grevi, come i macigni che saldano la morte. Eppure questo vento accarezza il volto che amo e lascia sul cristallo l'impronta piana dove rifletto i transiti di Dio nella mia vita. Brava Cristina. Sì, va bene. Senti, allora, volevo farti una domanda relativa alla molteplicità dei libri che hai scritto. Il tuo primo libro, io l'ho detto nella prefazione, è del 1992. 30 anni. Aveva il titolo appunto Polvere di giorni. Ne sono seguiti altri 18 di poesia, hai scritto un saggio, hai scritto un romanzo e poi ultimamente... sì, anche un altro libro di quello magari una domanda successiva. Che cos'è per te allora questo filo del conduttore dei tuoi libri dove si incontra l'uomo? Cos'è l'uomo per te allora? Tu che hai attraversato, da quello che io conosco, anche altre fedi religiose. Beh, sono sempre stata appassionata delle letture che cercavano di dare una risposta alla domanda che tutti ci poniamo: che senso ha la mia vita? Ma questo anche da ragazzina. Per cui quando sono arrivata a 18 anni volevo diventare buddista, leggevo la Blavatsky, teosofia, e quando poi sono entrata all'Università Cattolica, Padre Angelo Serra, che poi divenne il mio padre spirituale, mi fece leggere alcuni libri proprio sulla veridicità dei Vangeli. E così io ho cominciato a leggere un pochino di più i Vangeli. E così sono passata dalla bellissima religione, le preghiere buddiste, che sono bellissime, hanno tutta questa iconografia, sono passata invece al bagno di umanità del Vangelo. E attraverso il Vangelo l'uomo, che è l'altro, è diventato il fratello. E questa differenza è una differenza importantissima, perché quando consideri l'altro il fratello, certamente la tua vita, il tuo modo di pensare, di giudicare, dovrebbe essere diverso. Spesso ce ne dimentichiamo, il più delle volte ce ne dimentichiamo, perché siamo ripieni della nostra rabbia nei suoi confronti, perché magari abbiamo litigato, perché siamo accecati da alcune nostre idee. Però se ci soffermiamo un attimo, nasciamo tutti nello stesso modo, siamo tutti uguali, tutti desideriamo un po' di pace, un po' di salute, un po' di serenità. Basterebbe poco per non urtarsi e per vivere meglio. Questo è stato, diciamo così, questo sentimento profondamente religioso. Poi io da ragazza l'ho vissuto in questo modo, poi dopo la malattia dalla quale mi sono sentita miracolata, ho sentito come un mio impegno civile, più che religioso, proprio civile, di scrivere poesia religiosa, poesia filosofica, in modo tale da dare agli altri la possibilità di uno spunto per soffermarsi e per vedere la vita anche da un'altra angolazione. Perché poi ognuno di noi deve trovare l'angolazione giusta. Ecco, questo è stato l'uomo, questa è stata la mia immagine di uomo e il mio percorso nella poesia religiosa.
Io scrivo anche poesia civile, moltissima poesia civile. Infatti avete sentito, no? Le violenze, il femminicidio, però la poesia religiosa mi accompagna molto. Va bene, ascolta, adesso dovrei leggere io una poesia che perdona i peccati. A me piace molto perché è proprio sì, molto vicina all'essere umano. Questa poesia è nel libro Permanent Migration, che poi è un'antologia di tante tue poesie, no? Sì, è un libro che è stato stampato a New York dalla Gradiva Publication, che è la casa editrice di cui il professore Fontanella, che è professore emerito di italianistica all'Università di New York, dirige. I nostri italiani. Allora, sì, ma lui viene spesso anche a Firenze, che così io l'ho conosciuto. Perdona i peccati che non ho fatto, sbagliando nel non amare la vita. Perdona le scelte di gioia che ho scansato, credendo la noia una perfetta preghiera. Perdona l'ozio del non fare per non peccare e così restare intriso di egoismo e morire anzitempo. Perdona se ti ho amato e il volto di fronte ho cancellato perché non dava piacere l'amarlo e così ti ho rifiutato, inconsapevole, ma colpevole di scelte che dividono i buoni che ci assomigliano e i cattivi che non ci piacciono. Ti ho umanizzato secondo il mio pensare. Per questo, perdona se ho sempre finto di amare e in realtà solo me ho voluto cercare. Questa debolezza, cosa forte che m'appartiene, cedila al vuoto del tempo quando sarò a te davanti. Non mi ricordare altre sfuggite virtù. Risparmiami le parole. Abbracciami per quell'amore mancato che in te e solo in te ho potuto colmare. A me piace molto questa poesia. Vai. Bene, allora, torniamo al tema principale, tu l'hai appena accennato. Io mi interesso di tanti problemi, ma soprattutto il tema religioso mi ha coinvolto fin dall'inizio, da quando ho incontrato Padre Serra. Allora, perché poesia religiosa? Il tuo ultimo libro, edito dalla Libreria Vaticana, Dialogo con Teresa, è un tuo colloquio con la Santa di Lisieux. Beh, la storia che mi ha portato a scrivere questo libro è una storia intima del mio rapporto con le suore di clausura. Io accompagnavo mio marito in un monastero, perché mio marito come medico visitava le suore, e io aspettavo e stavo nel parlatorio. E nei monasteri di clausura il parlatorio è una cosa piccola e poi c'è una grande grata. E io aspettavo lì un'ora e mezza. E lì ferma, davanti a quella grata, ho cominciato a pensare, ma dov'è la vera libertà? Di là o di qua? Poi ho conosciuto Carmelo Mezzasalma, professore Carmelo Mezzasalma, Don Carmelo Mezzasalma, il quale era un innamorato di Santa Teresa di Lisieux. E con lui ho cominciato a parlare della Santa. L'ho studiata. E alla fine ho sentito profondissimo il desiderio di scrivere qualcosa per chiarire a me stessa quale sia stato tutto il suo percorso. Dico solo che Santa Teresa di Lisieux è morta a 24 anni, dottore della Chiesa, giovanissima, è stata sempre in convento, quindi dottore per illuminazione interiore, ed è patrona dei teologi, della teologia. Una personalità immensa, eppure insegnava l'umiltà. Io ne sono rimasta affascinata. C'è stato un momento che il libro era piuttosto difficile, mi sembrava di non farcela. La sognai,
ripresi a scrivere e l'ho completato. Quindi è un libro a cui sono molto legata. Ecco, la domanda era perché poesia religiosa, ma l'avevi un po' accennato prima, no? Ah, ce ne sono altri di poesie religiose, insomma, però ecco questo, io ho scritto anche una Via Crucis. No, il libro di Santa Teresa non ho fatto la foto, ecco, ho sbagliato, chiedo venia. Va bene. Ma comunque, insomma. Vabbè, allora, ascoltami, una domanda, anzi, dal punto di vista forse filosofico, la poesia è un canto nell'ombra? E che il poeta è un solitario, in generale è un solitario. Allora vuol dire che il poeta deve stare nell'ombra per scrivere? Che la sua poesia è avulsa dalla realtà? Oppure deve essere invece la sua poesia espressione della realtà? Io penso che un poeta, quando scrive emozioni. A volte le emozioni gliele può dare l'ambiente esterno, a volte gliele può dare il suo cuore. Oppure il suo cuore contagiato da ciò che accade esternamente. Non si può, giustamente, chi è poeta comunque deve relegarsi un piccolo spazio di silenzio, perché il poeta nel silenzio parla con se stesso e credo che questo sia molto importante. È un colloquio. Però è chiaro che la realtà lo tocca. La realtà lo tocca, per forza. Certo. Non si può vivere avulsi. Io ricordo che quando Aldo Forbice mi invitò ad Umanitaria, che fu questa bellissima manifestazione che si tenne a Roma nel 2006, e in cui tutte le nazioni mandavano i loro rappresentanti a difesa dei diritti degli uomini, e lì venivi a sapere di quanta violenza c'era in alcuni paesi, quanti morti, quanti torturati, quanti impiccagioni, quanti silenzi. Per me è stata un'esperienza terribile, ed è lì che poi scrissi quel libro sui bambini soldato. Ecco, sì, appunto, sì. Mi ricordo anche le foto di tanti bambini, ecco, sì, appunto. E tu adesso leggi una poesia che si intitola Donatore di organi. Esatto, questa fa parte di questo libro sulla soglia in cui parlo delle violenze sui bambini. E questa poesia l'ho scelta perché nella sua è molto stringata, ma forse per questo ci fa pensare di più. Vai. Donatore di organi. Piange il corpicino nudo, ruota lo sguardo che cade dai gelidi occhi tagliati a forma di violenta morte. Il nulla di una tendina senza finestra diventa l'ultimo sogno, prima del freddo tamburo di parole piene di sonanti monete. Bene. Allora, il poeta deve scrivere in modo autonomo oppure può scrivere su commissione? Ma io penso che un poeta può commissionare anche se stesso. Gli piace un libro e dice, scriviamo qualche cosa. Ma io credo, sbaglierò, però se a me questo libro mi suscita dei sentimenti, delle riflessioni, delle poesie, io questo libro lo posso commentare a modo mio, con delle poesie. Come io per esempio ho fatto con Pinocchio, come tutto sommato ho fatto con il Vangelo di Giovanni, con il Coelet. Cioè ciò che mi colpisce è, per me è motivo poi di meditazione in forma di poesia. Ecco. Allora, adesso devo leggere una poesia il cui titolo è L'idea dell'amore. Le poesie che stiamo leggendo sono tutte bene o male vincitrici di qualche premio. Ma lo dico questo perché ho preferito scegliere quello che aveva avuto già un plauso da altri e non mi sono
perché molte volte il poeta sceglie una cosa che piace a sé, a lui, al suo sé, e magari non piace all'altro. Invece occhi indifferenti hanno letto e quindi... Bene. L'idea di amore ho amato più del corpo di un uomo, e il suo nome ha svegliato albe cariche di tempo e di valigie per partire alla speranza, e notti ha interrotto immerse nel quadrato stellare in corsa di gioco con geometrie lunari, e polveri ha rastrellato di meteoriti cadute per prolungare un sogno mai approdato al domani, e di mare si è nutrito per dare a memorie spumosi sabbia d'infinito dove passeggiare, e coperte ha intrecciato di foglie e voli di rondine per nascondere nelle zolle rosse frammenti inesperti di emozione, e verso nuvole ha guidato seccate direzioni e pienezza d'eterno ha versato nell'inclinato sguardo. Di questo nome ho cercato mani, anche fredde, pigre e frettolose, e sulla pelle l'abbraccio per frenare il brivido prima della luce. Ma solo un nome vuoto ha forato del buio il silenzio nell'illusione di un amore. Allora, Maria Rita, una domanda un po' personale, e quindi entro nel tuo privato. Tu da Roma per amore hai sposato un salentino e ti sei trasferita a Galatina, in provincia di Lecce. Spesso tu ritorni a Roma, vieni a Firenze dove sei conosciuta, ma sei stata anche a Verona, a Milano. Ma com'è l'ambiente poetico del sud? È in fermento? E quali sono stati e quali sono magari ancora ora i tuoi maestri? Domanda complessa. Ma semplicissima. Diciamo che adesso c'è un interesse poetico molto maggiore. Per esempio ci sono delle associazioni come la FIDAPA a Lecce, in cui la cultura viene molto, molto, molto curata. E quindi si fanno anche presentazioni di libri, anche di poesia. E noi all'università, qui a Galatina, c'è l'Università Popolare, di cui sono la vicepresidente, che la direttrice, la presidente, mi ha chiamata proprio per la mia attività di poeta. Quindi devo ringraziarla, perché questo naturalmente, io quando posso cerco di dare alla poesia, non la mia, poesia di tutti, un certo slancio. Ultimamente ho conosciuto un professore, Daniela Giancane, che mi ha parlato proprio, che lui vive a Bari, io non lo conoscevo, ma insomma mi sembra di vedere molti più fermenti. E questa è una cosa importante, anche perché molti scrivono e quindi si ha bisogno di comunicare. Quando vengo a Firenze, certamente ci sono dei punti, insomma, io a Firenze sono molto legata, perché Firenze mi ha, diciamo così, aiutata a crescere. Quando tu presenti un libro, cresci. Quali sono stati i miei maestri? Beh, il mio maestro più grande è stato Nicola De Donno. Nicola De Donno, professore preside della Maglie, Giulio Di Maglie, scrittore e poeta in vernacolo. Le sue in alcune antologie inglesi. Certamente un grandissimo poeta. Ha lasciato 2500 sonetti non stampati. Perché a un certo momento lui mi disse: mi sono stancato. E per certi versi lo capisco. Ha scritto tantissimo, lui faceva anche la traduzione. Io sono stata presso di lui per 16 anni. Il suo più grande insegnamento è stato quello di insegnarmi a cancellare un verso, a buttare giù una poesia, a rifarla, a correggerla, perché
bisogna arrivare alla perfezione del verso. Questo è stato il suo più grande insegnamento. Quando lui è morto nel 2004, per me è stato perdere un padre, perché per me lui è stato un padre. E dopo di lui c'è stato Donato Valli, che ha un po' seguito già, diciamo, lo stesso Nicola De Donno, perché erano tra di loro amici, quindi con lui ho pubblicato due libri editi da Manni, tra cui Simona d'Arroccata, con 12 pagine di commento. Quindi è stato, cioè, ecco, io noto che allora c'era proprio questa attenzione all'analisi dei testi, che quando l'autore li leggeva e li meditava, capiva dove poteva aver fatto giusto, e naturalmente quello che non era stato considerato sicuramente era ciò che era sbagliato. Quindi erano delle lezioni, era scuola. Poi c'è stato Aldo Forbice, anche lui, uomo di grande cultura, e giornalisti che davano una visione globale, che ti facevano ascoltare destra, sinistra, centro, sopra, sotto, in modo che tu avevi un tuo modo di pensare. A Firenze c'è stato il professore Manescalchi, grande, grandissimo. Il mio primo libro mise questo titolo, La clarità della poesia di Maria Rita Bozzetti. La clarità. A me è rimasto impresso, la clarità. Non sembrava, io che non sapevo cosa scrivevo, mi faceva piacere sapere che scrivevo chiaro, ecco, tanto per dire una cosa. A Firenze ho conosciuto anche la Giuliana Plastino, che non c'è più, e poi ho conosciuto Mezzasalma. Mezzasalma è stato non soltanto, diciamo così, è stato anche un formatore spirituale. Lui mi ha aiutato moltissimo nella compilazione del libro di Santa Teresa di Lisieux. Mi ha aiutato soprattutto spiegandomi il senso della profondità mistica di questa santa. Questo è stato importantissimo. Ma ultimo, devo dire grazie anche a lui, professore Guarracino, il quale ha fatto alcuni commenti su Avvenire, e questo mi ha aiutato. Anche questo aiuta, perché noi poeti così viviamo di queste cose per essere incoraggiati, perché molto spesso si sa la poesia non ha spazi, quindi uno dice ma se non mi leggono significa che non ha senso, però ti rendi conto invece che della poesia si ha bisogno. Ultimo voglio anche ricordare Don Vincenzo Arnone, anche lui di Firenze, che mi ha anche lui fatto delle presentazioni, sempre aiutandomi a capirmi. Ecco, queste sono state le persone importanti nella mia vita poetica. Adesso dovresti leggere la poesia proprio che hai dedicato a De Donno, vero? Sì. Forse è l'ultima, no? Forse è l'ultima. Abbiamo forato. Tu poi, sì. Allora, l'assenza. L'assenza. Quando la tua assenza diventa il presente, m'estraneo al tempo e nel pianto fuggo. Il muto ripetersi del tuo silenzio non ha la forza di un eco, anche nascosta, e resta un sogno affievolito dal peso di distanze ancestrali e immense, come un dubbio. Credo che sei poco lontano da me e tremo di sbagliare un passo che ancora più lontano ti porti, dove anche il tuo orecchio diviene come il mio sordo all'attimo infinito e al piccolo spazio del divenire.
Attendo la notte perché tu parli e racconti il sospeso amore per il niente che diede alla vita un tutto di sensi. E sorridi ora dei tradimenti del tempo e di quel furto della parola che di dolore segnò le tappe per solitarie traversate. In compagnia di affetti non costanti. Ma cogli una speranza d'essere guidata dal tuo sguardo, dove i secchi rami conviventi ancora conservano un germoglio da te lasciato per donarmi il domani. Volevo dire che questo libro è stato preso da tutto un libro che ho dedicato a Nicola De Donno. Lui era un ateo e io una credente. Abbiamo lavorato per tanti anni insieme, non abbiamo mai litigato, perché si possono avere idee diverse nel reciproco rispetto. Ecco, questo ci tengo a dire. Certamente. Ne avevi parlato, l'avevi detto anche per Aldo Forbice, no? Sì, anche Aldo Forbice non era credente. Allora la mia domanda parte proprio da qui. Allora, hai conosciuto, hai partecipato ad Umanitaria, ne hai parlato poco fa, hai scritto tanti libri, hai partecipato a convegni anche universitari, ma qual è stata la tua emozione più grande? Ma guarda, ogni scarafone è bello la mamma sua, quindi ogni libro è bellissimo. Ogni cosa che si fa, perlomeno per me, ha tanta importanza, mi riempie, mi fa crescere, dà un senso e quindi io l'abbraccio con entusiasmo, qualunque esso sia. Ma certo il libro che ho scritto sugli animali e questo abbraccio cosmico all'altro regno è stata una cosa per me bellissima. Bellissima è stato partecipare ad Umanitaria e bellissimo è stato scrivere Dialogo con Teresa, in cui io ho fatto un viaggio mistico che mi ha, per certi aspetti, cambiato il modo di vedere. Queste sono state le tre cose più importanti. Poi, allora, ripeto, questo... ogni libro è un film. Il libro è sempre un dono, lo concepisci così, ma è anche una tua creazione, quindi un tuo figlio. Adesso io leggo una poesia sulla Caterina, e voi dovete sapere che Caterina adesso non c'è più, ma è una gatta, era una gatta a cui lei, tu, Maria Rita, eri molto affezionata. Non che tu non ne abbia altri gatti, ami gli animali, in effetti ami gli animali, che è l'altro regno, avevi detto poco fa. Ora, il mio amare te si ferma nel silenzio che lungo sostiene gli sguardi e lascia navigare il pensiero. Non so dove stiamo andando, ma appaga vederti di fronte nel tuo altezzoso stare eretta. Mi piace che non ti sprechi, non cerchi altra immagine se non quella che lasci cadere nell'altro. Ebbene sai quanto di falso e di duro si nasconda nel dialogo umano. Così ti fermi alle tue non parole, fusa, senza menzogna. Poi un moto nell'aria non percepito da comune ascolto ti genera altra attenzione, lontano, e scruti quanto io non posso e leggi quanto per me è oscuro e parli di ciò che vorrei conoscere. Spenta la voce lontana, ritorni da me a fissare quanto già conosci e ti piace, come è vero nell'amore. Oh, quanto ci rivediamo quando abbiamo i gatti che fanno così, si comportano proprio così, vero? Vabbè, allora un'ultima domanda è questa. Tu hai trovato qualcuno che ti ha musicato Monade Arroccate? Vorresti forse per caso musicare anche i due Pinocchio? Magari. La favola di Pinocchio la conoscono tutti. Due Pinocchio, adesso in sintesi lo dico. Due Pinocchio perché uno è la favola e l'altro è l'aspetto morale di quello
di come si comportava Pinocchio e di quello che diceva Pinocchio, insomma, della favola, l'aspetto morale, ecco perché i due Pinocchio. Ecco, tu vorresti. Allora io leggerò per ultimo un pezzettino piccolo di Pinocchio, nella speranza di poter fare in tempo. Quando Pinocchio, quando Geppetto incomincia a creare questo pezzo di legno che poi diventa padre in un certo qual modo, Geppetto. Trovarsi padre per novità del destino, vivere da curioso e poi innamorato dell'oggetto creato e davanti al soggetto pensante e non immaginato stupirsi, quasi intimorito dal dubbio di cosa fare, di come fare. Geppetto impara nel carcere che un giusto rimprovero può essere colpa, che non esiste difesa dalla superficie sciocca della folla, che un figlio può tradire la buona intenzione e usare furbizia contro l'amore. E all'inizio del ruolo e al crescere dell'affezione sente lievitare voglia di protezione da pericoli per ingenuità sconosciuti, ma egli è nuovo a quell'arte che in emozione attraversa ogni presente e ammutolito rimane dalla prepotenza filiale e soffre l'amara ingratitudine del rifiutato amore. Perché un burattino? Forse è l'io di un burattino immagine che ricalca il vero, cancellate le comuni pietà per l'ingombro di debolezze. Esso esprime libera la stoltezza e l'uomo ne copia con veli e veli per celare la natura ingannevole, autentica mediocrità camuffata. Il pupazzo di legno può raccontare l'uomo nascosto dietro e dentro l'agire impulsivo, fannullone, sciocco, come la vista ristretta ad un palmo. Pinocchio è icona dell'umana fragilità. Brava Cristina. Cristina grazie legge molto per bene. Averci ascoltato, grazie a te Maria Rita. Adesso termina l'intervista e il tempo grazie dedicato all'incontro con Maria Rita Bozzetti e diamo la parola adesso a Pillole di Storia e quindi ascoltiamo con attenzione ciò che ci dirà. Ambaradan. Probabilmente vi sarà capitato di sentire questa parola, o vi sarà capitato di pronunciarla voi stessi. Ma vi siete mai chiesti da cosa deriva? Amba Aradam è un massiccio montuoso che si trova in Etiopia. Ed in questo luogo, 86 anni fa, vi fu un genocidio ad opera dell'esercito italiano. Nel febbraio del 1936, l'esercito italiano, in piena fase di espansionismo coloniale, è in guerra contro quello dell'Etiopia. Poiché il territorio è ricco di risorse, Mussolini pensa bene che l'Italia possa far valere la sua presunta superiorità, culturale, ma soprattutto tecnologica, e in poco tempo. La realtà è un'altra. Quello etiope è un impero millenario, ricco di storia, e il suo esercito riesce a dar filo da torcere agli invasori. Così le truppe di Badoglio fanno ricorso alle armi chimiche. Nella battaglia dell'Amba Aradam si fece ricorso al gas iprite rilasciato a bassa quota dall'aviazione, purtroppo anche sui civili. Si tratta di una violazione della Convenzione di Ginevra del 1928, rinnegata per decenni perché l'Italia riconoscerà le sue colpe solo nel 1996, ammettendo l'utilizzo di armi chimiche in Etiopia grazie alla desecretazione degli archivi. Ma non solo Amba Aradam, infatti domani è il 19 febbraio e ricorre l'anniversario del massacro di Addis Abeba, una delle tante brutte storie che l'Italia preferisce dimenticare e che per fortuna stanno tornando alla luce. Il massacro di Addis Abeba si riferisce ai violenti oltraggi
contro gli abitanti di Addis Abeba, che durarono dal 19 al 21 febbraio 1937 durante l'occupazione dell'Italia fascista. Da un lato includevano una persecuzione generale della popolazione di maggioranza nera che si manifestò con esecuzioni di massa indiscriminate, gravi maltrattamenti, saccheggi su larga scala e l'incendio di circa 4.000 case durante la notte. D'altra parte, i fascisti realizzarono contemporaneamente anche un assassinio mirato e sistematico della classe colta urbana. In Etiopia gli eventi sono generalmente conosciuti come Yekatit 12 dall'aramaico e dalla loro data di inizio nel calendario etiope. Nessuno ha pagato per aver violato i diritti umani. Uno dei responsabili, il governatore fascista dell'Etiopia Rodolfo Graziani, è stato inserito nella lista dei criminali di guerra senza venire mai processato. Addirittura, nella toponomastica italiana troviamo sparse in tutta Italia città in cui ci sono strade che riportano il nome di Amba Aradam. Per capire il paradosso, immaginate se i tedeschi dessero il nome di via Auschwitz ad una loro strada. D'altronde, in Italia, le nostre strade sono piene di Cialdini, Cavour e Vittorio Emanuele, tutti personaggi che al sud non dovrebbero esserci, altrimenti i tedeschi potrebbero intitolare le loro strade ad Eichmann, Goebbels e, perché no, anche ad Hitler. Ed eccoci qua. Assunta, siamo tornati in onda. Allora, io volevo un attimino, come dire, fare ammenda, chiedere scusa a chi ci sta seguendo, perché abbiamo avuto dei problemi, perché insomma è la prima volta che siamo qui. Sì. Questo studio l'abbiamo appena quindi acquistato, insomma, sì, ne siamo noi quelli gestori e dobbiamo sistemare un po' di cosette. Una cosa molto importante: chi ci segue vuole commentare, in effetti i commenti si vedono, gentilmente di seguirci sempre dalla pagina Voci Meridiane, perché purtroppo dai gruppi risultate tutti quanti dei Facebook users, e non siamo, insomma, noi abbiamo dei nomi e dei cognomi, siamo delle persone con dei pensieri da comunicare. Noi siamo una comunità bellissima, devo dire, io sono felicissima di essere di nuovo qui con voi, e come forse avete sentito, insomma, riprende questo momento di cultura, cosa importantissima. Qui da dove vi parlo io si dice la cultura è un nutrimento per l'anima, così come abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno anche di nutrirci di bellezza, di cultura, e grazie a Dio ne abbiamo da vendere e ve ne offriremo in quantità per tutto quello che possiamo. Ci saranno le pillole di storia, ogni settimana vi racconterò un pezzettino. Oggi abbiamo parlato di una storia terribile, perché in Italia, lo sappiamo, la storia la scrivono veramente i vincitori, e purtroppo sì. Insomma, però quindi c'era da dire un'altra cosa su Amba Aradam, che c'è un altro motivo perché si dice è successo un Amba Aradam, perché effettivamente fecero un casino della miseria tra di loro, cioè gli alleati che andarono con i nemici, poi successe una, cioè veramente un Amba Aradam. Cioè, per la serie, come siamo organizzati, e certamente non è l'organizzazione nostra, insomma, l'abbiamo importata da Savoia. Non mi piace parlare di nord, di sud, di Piemonte, parliamo dei Savoia. Ce l'hanno portata loro la caciara, forse, ecco, come qualcuno ha detto, l'abbiamo sentito persino dalla voce di come si chiama, sì, adesso non mi ricordo, vabbè, insomma, un giornalista famoso italiano. L'ho persino pubblicato, adesso ho dimenticato il suo nome, pensa un po', inizia la, come dire, la demenza senile. Ad ogni modo, anche addirittura, dentro, addirittura.
ma mettiamoci pure la demenza. No, vabbè, quello che volevo dire io è che appunto sarebbe stato forse meglio se l'unità d'Italia l'avessero fatta i Borbone, perché erano l'unico stato veramente importante, e invece l'hanno fatta i È Savoia. Questo si successo sta. così. Noi Qui non comunque parliamo. la settimana prossima sei tu la protagonista del programma perché intervisterai Ma non Giacomo sono Lì. la protagonista, il protagonista sarà sicuramente l'autore. Io umilmente gli farò delle domande e parleremo di democrazia, perché Giacomo Lisi, avvocato ma anche lui autore, come dire, dedica tutte le sue energie, tutto il suo tempo a parlare di democrazia, a prospettare idee. Come questa democrazia può davvero realizzarsi? E quindi Giacomo Lisi verrà a parlarci di democrazia come religiosità laica. Quindi sarà Dopodiché tornerà dalla interessante. settimana prossima Laura Sposato con il suo angolo della poesia e in più pillole di storia che ci sarà qualcuno che ti darà il cambio perché non potrai fare tutto tu nella prossima puntata, ovviamente. Spero proprio. No, un'ultima Forse cosa, no. già che ci siamo, avvisiamo anche che mercoledì sera alle 18, sempre su pagine Voci Meridiane, partirà la nuova programmazione di Sanità e Salute, cioè un format dedicato alla salute con Attilio Gennario, Alessia De Bellis, ci sarò anch'io per battezzare, diciamo, la trasmissione, e Anna Maria Genco. Per cui sarà una Arianna puntata Genco. molto interessante che parleremo di una ONLUS che si sta occupando proprio Attilio Gennaro, che si sta già muovendo sia nella Locride e si sta mu per muovere anche in Campania e in Puglia. E quindi sarà un argomento molto importante. Io niente, ti ringrazio Sunda, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato fino adesso e niente, ci sentiamo la settimana prossima. Certo. Donato, permettimi di dire, la settimana prossima, e tenete sempre, guardate sempre sulla nostra pagina, perché si ricomincia con l'informazione a 360 gradi. Certo, assolutamente sì. Ok, ciao a Buona serata. tutti, ci Ciao. vediamo alla prossima.